Questo programma è offerto da Marsala, condanna per violenza sessuale. Domenico Gaudino, 59 anni, ginecologo marsalese, è stato condannato, con rito abbreviato, a un anno e mezzo di reclusione dal GUP Annalisa Amato per violenza sessuale su una paziente. La vittima raccontò di essere stata palpeggiata dal ginecologo nel corso di una visita e di essersi rifugiata nel bagno dello studio per sfuggire all'uomo. Grazie ad una cimice e alle intercettazioni, le forze dell'ordine sono riuscite a cogliere il ginecologo sul fatto. L'uomo non era nuovo a fatti del genere, in passato infatti il medico era già stato condannato per lo stesso reato. Montevago, morto ragazzo di 17 anni. Tragica notizia arrivata dalla provincia di Agrigento. Infatti, a seguito di un incidente stradale, è morto un ragazzo di 17 anni. Alex Sparacino, questo è il nome della giovane vittima, viaggiava a bordo del suo ciclomotore, quando ad un incrocio si sarebbe scontrato con un'automobile. Sul posto sono arrivati i carabinieri del luogo, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. I motivi dell'incidente sono ancora da accertare. Sicilia. Lunedì via al Crocetta Bis. Tutto rinviato a lunedì, ma sui numeri del Crocetta Bis ormai stanno per essere sciolti tutti i nodi. Alle conferme di Linda Vanchieri e Lucia Borsellino si andranno a sommare 4 posti destinati al Partito Democratico, 2 all'UDC e 1 all'articolo 4. A quest'ultimi bisogna ancora sommare l'incognita che il presidente della regione Roserio Crocetta svelerà nei prossimi giorni. Il governatore attenderà fino a lunedì i partiti che dovranno organizzarsi internamente per far uscire fuori i nomi. Bagheria, Iannì e Manenti dovranno risarcire 15 milioni di euro. I giudici d'appello della Corte dei Conti hanno condannato Lorenzo Iannì e Giancarlo Manenti a 2 maxi risarcimento, per un totale di 15 milioni di euro. Il primo, ex coordinatore sanitario del distretto di Bagheria, ne dovrà pagare 8,35 milioni. Il secondo, ex direttore dell'ASL palermitana, 6 milioni e mezzo. Già condannati in sede penale, vennero coinvolti nel processo per i rimborsi gonfiati alla clinica Villa Santa Teresa di Bagheria, confiscata e finita nell'inchiesta di mafia che aveva portato all'arresto dell'ingegnere Michele Aiello, al tempo titolare della clinica Villa Santa Teresa di Bagheria e prestanome del boss Bernardo Provenzano. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, contrada Filaccina, a Bolognetta. Da noi, dal 17 al 30 marzo, il vernella a 2,09 euro. Lo svelto a soli 99 centesimi. Palermo, violenta rapina in via Castro. Serata da dimenticare per 3 giovani vittime di una violenta rapina. I ragazzi si trovavano a bordo di un'auto quando sono stati aggrediti in via Castro, in pieno centro storico. Poco dopo la mezzanotte, i 3 sono stati bloccati da una Fiat Uno nel quartiere Ballarò, a seguire la rapina da parte di 4 giovani che, scesi dalla macchina e armati di pistola, hanno intimato ai ragazzi di tirar fuori i portafogli e telefonini. Le vittime hanno dapprima cercato di difendersi, bloccando gli sportelli con le sicure. Ma i malviventi, intenzionati a portare a termine il colpo, hanno iniziato a sparare in aria alcuni colpi. I giovani sono stati allora costretti ad aprire le vetture per consegnare soldi e cellulari. I rapinatori, una volta raccolto il malloppo, sono fuggiti a bordo della loro auto facendo perdere le loro tracce. Sono ora in corso le indagini per risalire all'identità dei malviventi.
Palermo, spaccio e furto di energia elettrica. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Palermo Piazza Verdi stavano effettuando un servizio antidroga in zona Piazza Casa Professa e via limitrofe del quartiere Ballarò, quando hanno notato due ragazzi uscire da un locale adibito a bar, ristorantino al civico numero 23. Mentre si allontanavano a piedi, una delle due apriva un piccolo involucro controllando il contenuto. Avvicinatisi i militari hanno notato che all'interno vi era della marijuana, fermando immediatamente le ragazze che riferivano di averla appena acquistata da una donna di colore all'interno del locale da dove erano appena uscite. Entrati nel pub, i carabinieri identificavano la proprietaria in Okoli Blessing, nata ad Agva, Nigeria, classe 1984, residente a Caltanissetta ma di fatto domiciliata a Palermo in via Rua Formaggi. A seguito della successiva perquisizione venivano rinvenuti e sequestrati complessivamente ulteriori 100 grammi circa di marijuana e la somma di 120 euro provenienti dall'attività di spaccio. Nel medesimo contesto veniva accertato che il pub era stato allacciato abusivamente alla rete Enel, così come constatato dal personale tecnico della società. La giovane trovata in possesso della marijuana è stata segnalata all'ufficio territoriale del governo di Palermo, quale assuntrice di sostanze stupefacenti, mentre l'Aucoli tratta in arresto con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato su disposizione della competente autorità giudiziaria. Anche Altavilla Milice si costituisce parte civile nel processo Argo. I commissari straordinari hanno deliberato che il comune di Altavilla Milice si costituisce parte civile nel procedimento che riguarda l'operazione Argo. L'amministrazione sarà rappresentata dal centro studi Pio La Torre. L'udienza preliminare del processo Argo, già iniziata, si rifà all'operazione antimafia che ha portato allo scioglimento del comune di Altavilla Milice per mafia lo scorso 6 febbraio. Palermo. Lunedì disoccupati protestano davanti alla prefettura. Lunedì, sin dalle 8, i disoccupati del Comitato Spontaneo Lavoratori in Mobilità Palermo protesteranno davanti alla prefettura affinché venga loro concesso il diritto di un lavoro. Il movimento, nato un mese fa, è composto da più di 700 persone, uomini e donne, che lunedì chiederanno di incontrare il prefetto Francesca Cannizzo. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Monreale, il Museo Diocesano per la missione di Iringa. Il Museo Diocesano di Monreale, in sinergia con l'ufficio missionario, organizza l'evento Il Museo Diocesano per la missione di Iringa. Domenica 6 aprile 2014 il museo sarà aperto al pubblico dalle ore 10 alle 17 con biglietto ridotto al costo di 2 euro. Oltre all'esposizione permanente si potrà visitare la mostra sull'Africa a cura dell'associazione Hakuna Matata e si potrà assistere alle 17 all'esibizione del coro gospel Holy Light. L'intero incasso della giornata sarà devoluto per la costruzione di una scuola nella diocesi di Iringa, Tanzania. Palermo. Anna Incerti non ce la fa per i campionati del mondo di mezza maratona, in programma sabato 29 marzo a Copenaghen. Causa l'influenza che ha colpito l'atleta in questi giorni. Anna, domenica scorsa, quando ha fatto da madrina al Trofeo del Mare che si è disputato ad Aspra, sembrava stare meglio, ma è stata imminente la ricaduta. Era una gara importante per la Incerti, che nella rassegna di Barcellona del 2010 si era aggiudicata l'oro nei 42 chilometri.
L'atleta tornava in azzurro dopo la gravidanza che ha dato alla luce la piccola Martina. Sport Palermo a caccia di punti a Varese. Il Palermo di Pepe Iachini affronta la trasferta a Varese, consapevole di essere orfana di giocatori importanti, come Hernandez, che salterà il match a causa dell'infortunio della mano destra. Assenti anche Morganella e Di Gennaro. Torna tra i convocati Paolo Dybala, che sarà in attacco con Lafferty in vantaggio sul Gallo Belotti. Come sempre tra i pali ci sarà Sorrentino, che ieri ha festeggiato i suoi 35 anni. Cambio dell'ora. Tra poche ore, nella notte tra sabato 29 marzo e domenica 30 marzo 2014, ci sarà il cambio dell'ora legale. Lo spostamento in avanti di un'ora avverrà esattamente alle ore 2 di domenica 30 marzo. Due ore dopo la mezzanotte di sabato, le lancette dovranno quindi essere posizionate direttamente alle ore 3. Utile ricordare anche che moltissimi dispositivi di ultima generazione, come computer, smartphone e tablet, saranno aggiornati automaticamente, provvedendo da sé ad adeguarsi all'ora legale 2014, che ci terrà compagnia per tutta l'estate, fino al prossimo ottobre 2014. Questo programma è stato offerto da Il nostro direttore e fondatore del sito Antonio Sanò augura a tutti voi una lieta domenica. Previsioni per il 30 marzo 2014, giornata in prevalenza soleggiata su gran parte delle regioni, ma molte nubi avanzano dalle zone occidentali, anche se senza precipitazioni associate. Ecco il dettaglio sulle regioni settentrionali: il tempo sarà molto buono al nord-est e sulla Lombardia, con prevalenza di cielo sereno, vedete, o poco nuvoloso. Molte nubi invece arrivano sul Piemonte e sulla Liguria, ma senza arrecare precipitazioni. Spostiamoci sulle regioni centrali, dove il cielo risulterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma anche qui nel corso della giornata nubi compatte inizieranno a coprire la Sardegna e poi le regioni tirreniche. È possibile qualche rara piovigine sull'isola anche nel corso della giornata. Raggiungiamo le regioni meridionali, dove il tempo sarà in prevalenza buono, con cielo poco nuvoloso ovunque. Nubi più compatte saranno presenti sui settori occidentali della Sicilia e poi anche in Campania e in Calabria, con qualche debole piovasco. Ecco, possibile. Nessuna nevicata prevista per questa giornata, venti deboli dai quadranti orientali, minime sempre stazionarie su tutte le regioni, comprese tra gli 8 e i 12 gradi. Durante il giorno non ci saranno grosse variazioni, con temperature miti un po' ovunque, comprese tra i 17 e i 21 gradi su tutto il paese. Carissimi, l'aggiornamento meteo si conclude qui. Mi unisco anche io nell'augurio di una buona domenica e vi do appuntamento a domani, sempre e solo con il meteo.it. Ciao! Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 29 dicembre, si festeggia San Tommaso Bechè. Il nome Tommaso deriva dall'aramaico Toma e dal greco e latino Tomas, ha il significato di gemello. Dice il proverbio: a San Tomé le giornate si allungano di quanto il gallo alza il piede. Sono nati oggi John Boy, Cristiano De André, Jude Law. Il 29 dicembre 1891 Thomas Edison brevetta la radio. Con il record di 1093 brevetti a suo nome, Edison fu uno dei più prolifici inventori del suo tempo. Il 29 dicembre 1983 nozze a sorpresa nel Principato di Monaco. La principessa Caroline sposa civilmente l'italiano Stefano Casiraghi.
Infine, il 29 dicembre 1993 entra in vigore la Convenzione internazionale sulla biodiversità, l'accordo internazionale che si prefigge la salvaguardia della diversità e l'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche. Ad oggi la Convenzione è stata ratificata da 179 paesi e dalla Comunità Europea. Epicuro ha detto: l'uomo sereno procura serenità a sé e agli altri. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, sabato 29 marzo. Ariete, quando una porta si chiude davanti a noi precludendoci delle possibilità, spesso simultaneamente se ne apre un'altra, siatene certi. Valutate con attenzione le nuove possibilità che vi si schiudono, anziché rimanere ancorati al vecchio. Toro, il weekend è ormai arrivato, date il via ad attività di tutto relax, telefonate agli amici, che ne dite di invitare quelli più simpatici? Sarete apprezzati dai vostri compagni per dinamicità e spirito d'iniziativa, vi sentirete avvolti dal loro affetto. Gemelli, in attesa di concretizzare progetti più grandiosi, datevi da fare, realizzate i programmi che avete a portata di mano e vi piacciono particolarmente. Non rimanete con le mani in mano, tirate acqua al vostro mulino anche con piccole iniziative. Cancro, se avete deciso di partire per un viaggio verso lidi lontani, vivrete con entusiasmo l'eccitazione di conoscere luoghi e persone nuove. Un viaggio è una scoperta di nuovi posti, ma anche di ciò che essi provocano alla nostra mente e al nostro cuore. Leone, faticherete a concentrarvi e vi sentirete più fragili del solito. Avrete però felici riscontri dagli interessi che arricchiscono la vostra vita. Con l'energia di Marte in bilancia poi avrete la possibilità di mettervi in luce sul lavoro. Vergine, la luna in pesci in opposizione al segno vi renderà irritabili e impulsivi. Non raccogliete provocazioni, non agite sull'onda dell'impulsività. Non riuscirete a trovare la necessaria concentrazione per svolgere i vostri compiti, dunque fatevi aiutare. Bilancia, Marte nel segno amico di Venere, cercherete di creare un equilibrio tra il bisogno di essere voi stesse e la capacità di gestire il rapporto con gli altri. In molti apprezzeranno il vostro approccio diretto, rilassato ed impreziosito da un bel sorriso. Scorpione, considerando la problematica quadratura di Saturno e Venere, l'andamento delle questioni di cuore potrebbe subire una battuta d'arresto. Sarete bloccati dall'insicurezza e soprattutto dall'orgoglio, che potrebbe creare tensioni con il partner. Sagittario, l'umore sarà tutt'altro che accomodante, colpa della luna in pesci ma anche di Nettuno, che creando ostacoli ai vostri programmi vi stizzisce. Se non volete arrivare a ferri corti con una persona che vi sta particolarmente a cuore, moderate le parole. Capricorno, una persona interessante e di spessore in un primo momento si mostrerà interessata a voi, poi si eclisserà senza dare alcuna spiegazione. Mantenete la calma e state certi che riuscirete a cavarvela anche contando sulle vostre forze. Acquario, se le persone care avranno delle reazioni tiepide alle vostre entusiasmanti proposte, annotatele comunque sulla vostra agenda. Guardare le persone intorno da una prospettiva più consapevole e matura non può che farvi bene. Pesci, in coppia con Mercurio, la luna in pesci è in sintonia anche con Saturno, ne scaturirà una proficua combinazione di senso pratico e sensibilità. Nelle questioni importanti, utilizzando il vostro carisma, saprete imporvi senza necessità di conflitti.